Siamo di fronte, l'abbiamo già detto altre volte, a un atteggiamento, lo dico in maniera molto chiara sin dall'inizio, di assoluta arroganza da parte di Toscana Aeroporti nell'affrontare un tema di prioritaria importanza, ovvero quello della possibilità di presentazione e attuazione di un piano di esternalizzazioni che riguarderà centinaia e centinaia di lavoratori. Dico di assoluta arroganza, e questo purtroppo non è un atteggiamento nuovo, ma che abbiamo riscontrato già altre volte da parte soprattutto dei vertici Toscana Aeroporti, perché di questo piano di esternalizzazioni il sindaco ce l'ha confermato in consiglio comunale e ieri in consiglio regionale l'assessore Ceccarelli ha dato esattamente la stessa versione. Toscana Aeroporti non ha mai dato nessuna comunicazione ai soci pubblici, ma si è limitata a mandare una nota stampa a fine settembre in cui sostanzialmente in maniera unilaterale annunciava un piano di esternalizzazione che avrebbe riguardato 800 lavoratori e lavoratrici fra gli scali di Pisa e Firenze, senza che questo sia stato mai discusso nelle sedi opportune. Tra l'altro questo tipo di atteggiamento è stato riconfermato, poi il Presidente della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia potrà sicuramente essere più preciso di me, dallo stesso atteggiamento che Toscana Aeroporti ha avuto nei confronti della Commissione di Controllo, in una discussione abbastanza incredibile, per cui da un lato si discute con le organizzazioni sindacali in maniera assolutamente unilaterale, si mandano i comunicati stampa, però è come se questo piano poi di fatto qualcuno voglia dire che non esiste. Il piano esiste, perché altrimenti non ci sarebbe una situazione così. Cerchiamo anche di sgomberare il campo da una serie di fraintendimenti che io trovo anche offensivi rispetto alla mobilitazione che è in corso, ma anche rispetto, sindaco, agli stessi soci pubblici, no? Io credo che sia un dato di fatto che è stato, diciamo, è in discussione e c'è una iniziativa anche, diciamo, con una tempistica serrata da parte della società per andare a un piano di esternalizzazioni che riguardano l'handling e altri servizi del nostro, sia dell'aeroporto di Pisa sia dell'aeroporto di Firenze. Io parto da un elemento di fondo che secondo me però deve essere, come dire, la cornice, e questo è il senso della nostra mozione: qual è la situazione e lo stato dell'arte della società? Perché se noi leggiamo i report, la situazione che vedevamo sulla stampa locale 3-4 giorni fa era incredibile, le civette del Tirreno e della Nazione, una società dai numeri record, per cui aumentano i passeggeri, aumentano i fatturati, l'utile netto del gruppo è in aumento del 21,6%, cioè numeri straordinari che vengono vantati della società, e poi accanto si vede rotta la trattativa con le organizzazioni sindacali, fallisce la conciliazione, si inizia la possibilità di indire uno sciopero che poi è stato indetto per il 21 di novembre. Cioè una situazione paradossale che però è tipica in questo momento del capitalismo italiano, società che fa profitti enormi e che poi va a ridurre sul costo del lavoro, perché di questo stiamo parlando. Il meccanismo delle esternalizzazioni, così come viene presentato, significa in realtà una compressione dei diritti e dei salari, una precarizzazione dei percorsi di lavoro e un mettere in discussione la possibilità di uno sviluppo in termini occupazionali, cioè l'opposto di quello che tutti avevano detto quando si erano presentati come, così, il futuro per questa società. Il piano occupazionale sarebbe stato confermato e invece addirittura, come dire, io lo dico in questa maniera, Naldi non è nuovo, sindaco, come sai bene, ad affermazioni intollerabili, no? Ad agosto abbiamo letto sul giornale, se non mi fate la pista a Peretola, noi togliamo baracche e burattini, o addirittura i finanziamenti su Pisa facciamo sì che non si vadano a produrre. Cioè una serie di meccanismi di ricatti insopportabili, ma che poi sostanzialmente mettono in evidenza una società che fa enormi profitti e che vuole fare i profitti sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Cioè questo è un meccanismo purtroppo tipico che viene riproposto anche sul nostro territorio. Qual è la differenza? E questo è l'elemento fondamentale, che non stiamo parlando di una società totalmente privata, stiamo parlando di una società che ha una componente pubblica comunque rilevante. La regione ha delle quote ancora rilevanti, il comune di Pisa ha il 4%, non si tratta di un soggetto privato che non deve rispondere a nessuno. Sarebbe così se fosse 100% privato, si tratta di un soggetto che deve rispondere al territorio, che deve rispondere ai lavoratori e alle lavoratrici, che deve rispondere in primo luogo ai soci pubblici. Io su questo mi voglio continuare a soffermare, anche perché, ed è questo l'altro elemento, come dire, che io vorrei che fosse chiaro nella discussione, viene proposta la discussione da parte di Toscana Aeroporti come un obbligo di legge, un rispetto delle normative europee per cui bisognerebbe esternalizzare, virgolette, il servizio di handling. Allora, noi sappiamo tutti
che questa normativa non è stata approvata il 20 ottobre del 2017, ha circa tra i 15 e i 20 anni questa normativa, e finora questa normativa non è mai stata rispettata, tra virgolette, rispettata, anche perché, voglio dire, sull'obbligo, io su questo lo dico anche al Partito Democratico, sull'obbligo prescrittivo dell'adeguamento della norma ci sono interpretazioni profondamente diverse. Io ho sentito l'intervento del consigliere regionale Pieroni che dice è tema da approfondire e comunque non mi può essere un meccanismo automatico, bisogna capirne l'eventuale applicazione graduale. Questo non lo diciamo noi, che abbiamo un'interpretazione diversa rispetto alla normativa, ma il Partito Democratico stesso ha, come dire, messo in dubbio l'automatismo che Toscana Aeroporti mette in evidenza. Poi io lo dico in questa maniera, è troppo facile dire che le leggi bisogna rispettarle, però o le leggi si rispettano sempre o non si possono rispettare a convenienza, perché come sappiamo bene nella nostra città sono state, come dire, abbondantemente aggirate, mi assumo la responsabilità di quello che dico, le normative europee rispetto alle concorrenze degli aeroporti per fare la nuova pista di Peretola, però in quel caso la legge bisognava metterla sotto il tappeto, ma invece l'esternalizzazione degli 800 lavoratori va fatta subito e in grande velocità. A questo si aggiunge che su un obbligo che è tutto da dimostrare, è tutto da verificare e che comunque ci devono spiegare perché fino all'altro ieri non c'era e all'improvviso diventa la priorità di questa società, perché poi questo è l'altro punto interrogativo di questa vicenda, a meno che noi non mettiamo la partita economica e il profitto come lettura di quello che sta avvenendo, la società fa, come dire, mette insieme un po' di altre cose, cioè l'esternalizzazione del servizio di sicurezza più altri pacchetti su cui si giocherà, cioè cose che non erano assolutamente, diciamo, sono avulse ed estranee alla normativa di cui parlavamo precedentemente. Cioè anche questo è un altro elemento, si prova a fare una forzatura volutamente mettendo insieme nulla, due cose completamente diverse. Per noi il ragionamento che va fatto per tutti i lavoratori e le lavoratrici, io lo dico, sia di Toscana Aeroporti sia dell'indotto, perché su questo bisogna anche essere chiari, non è che purtroppo le condizioni di lavoro che abbiamo nell'indotto di Toscana Aeroporti siano di gran lunga migliori, per cui crediamo che debba essere fatto un lavoro a tutto campo. Ma qui si pone un problema grosso ed è il centro secondo me della discussione che noi dobbiamo fare oggi: qual è il ruolo del socio pubblico? Se noi abbiamo un ruolo, perché quindi, che Toscana Aeroporti, il socio privato, voglia fare profitti, che sta dentro la logica, ma qual è invece il compito di un socio pubblico dentro questa dimensione? Io credo che noi abbiamo un ruolo importante, che è quello della tutela del lavoro, della qualità del lavoro, dei lavoratori, delle lavoratrici, del servizio che viene offerto, perché attenzione, a una qualità scadente della garanzia dei lavoratori c'è una qualità che peggiora del servizio che viene fornito. Cioè questa è la responsabilità su una comunità. Lo dicevamo prima per i lavoratori del CNR, la qualità del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici del CNR determina la qualità della ricerca, la qualità e le garanzie occupazionali e salariali dei lavoratori e delle lavoratrici dell'aeroporto garantisce la qualità del servizio che viene fatto ai milioni di passeggeri che passano all'aeroporto di Pisa. Le due cose vanno di pari passo, a meno che non si pensi che si può pensare di spremi lavoratori e lavoratrici come limoni cercando di garantire sempre quegli standard qualitativi. Questo non funziona in questo modo e questa deve essere l'etica, io lo metto anche sul piano dell'etica del lavoro che noi come soci pubblici dobbiamo portare dentro questa discussione. E su questo io credo e penso che sia importante, questa è la nostra richiesta, che il socio pubblico, i soci pubblici utilizzano gli strumenti che hanno. Noi siamo soci di Toscana Aeroporti, esiste una assemblea dei soci. Io ritengo, e questa è la proposta che noi avanziamo come una città del comune di fondazione Sinistra Italiana, è possibile, io ripeto, ringrazio le altre forze politiche di minoranza che pur con sfumature diverse che illustreranno però ci hanno consentito di presentare questa mozione, perché noi riteniamo che questa discussione vada portata nelle sedi opportune, cioè dentro l'assemblea dei soci, perché noi dentro questa assemblea ci siamo e abbiamo un ruolo, e che si chieda una cosa semplice, io lo dico in questa maniera: il ritiro del piano, cioè che si azzeri la discussione, cioè questo piano deve essere ritirato e si deve riaprire il confronto. Lo dico perché non sta iniziando la vertenza, noi siamo a, l'altro ieri presso la prefettura di Firenze c'è stata la mancata firma sulla conciliazione e da qui la proclamazione di uno sciopero. Su questo noi dobbiamo invece dare un segnale di riapertura del confronto, e il confronto si riapre se questo piano, che è stato presentato in maniera unilaterale con arroganza infinita e che presenta tutti questi vizi, lo dico in questa maniera, e questi artifici su una presunta obbligatorietà, vengano messi in campo.
L'assemblea dei soci mi si dirà: noi abbiamo poco, contiamo poco, ma intanto noi la nostra voce la dobbiamo fare sentire all'interno delle sedi opportune, perché se no si fa finta di non essere soci. Se noi non fossimo soci di Toscana Aeroporti, io potrei dire: caro sindaco, l'unica cosa che puoi fare è convocare i vertici Toscana Aeroporti e aprire un tavolo. No, noi dobbiamo portare nelle sedi opportune la discussione e chiedere la votazione su questo. Ora, esiste anche un consiglio d'amministrazione in cui c'è anche una serie di rappresentanti eletti nella lista dei soci pubblici. Questa discussione va portata nelle sedi opportune, sono il CDA e l'assemblea dei soci, ma il punto zero è il ritiro del piano. Io lo dico perché questa discussione è già avvenuta in consiglio regionale. La discussione, e ci porta su un terreno scivoloso, non è se e quante società di handling potranno venire a Pisa. Anche perché su questo io, basta leggere la cronaca delle ultime settimane, io ogni tanto mi capita, basta vedere quello che è successo in alcuni aeroporti del nord, su società di handling che hanno fatto su cui c'è stata l'esternalizzazione del servizio, in cui c'è una protesta fortissima dei lavoratori e delle lavoratrici esternalizzate per le condizioni in cui si trovano. Quindi la discussione non è a chi far venire o quanti soggetti fare venire, la discussione è: ritiriamo il piano, si apre un confronto normale con tutte le organizzazioni sindacali e soci pubblici, si fanno tutte le verifiche opportune dal punto di vista legislativo e si individua un percorso che tenga di conto in primo luogo del lavoro, in secondo luogo della qualità del servizio che viene offerto e in terzo luogo dei profitti all'azienda. Questa è la scala delle gerarchie che secondo me il socio pubblico, ovvero il Comune di Pisa, deve portare dentro quella discussione. Altrimenti, voglio dire, facciamo la parte dei privati che siamo contenti degli utili, ma poi quelle che sono le ricadute sul territorio non ne teniamo conto. Quindi la nostra mozione mira, come dire, a degli obiettivi molto concreti, la dico in questa maniera: portare nelle sedi opportune le decisioni, far sentire con forza, noi dovremmo oggi battere i pugni su questa vicenda che il piano non è stato presentato ai soci pubblici e che Toscana Aeroporti ha pensato di mandare un comunicato stampa. Io credo che questo, che anche dal punto di vista dei rapporti in una società, sia intollerabile. Su questo si deve battere i pugni, non iniziare a discutere su quale società deve venire o non venire. Cioè, no, qui noi dobbiamo rivendicare il ruolo che abbiamo, altrimenti usciamo dalla società. Perché se in questa voce in capitolo la dobbiamo avere e dobbiamo adeguarci alla società, è meglio non essere complici, la dico in maniera ancora più chiara. Perché non si può, come dire, anche noi godere degli utili di Toscana Aeroporti sulla pelle dei lavoratori, perché saremmo esattamente come Toscana Aeroporti. Ma ripeto, noi siamo soci pubblici, quindi abbiamo dei doveri istituzionali, delle priorità politiche ed etiche completamente diverse. Allora, per noi, come dire, i punti fondamentali sono, lo ribadisco e chiudo, Presidente, la richiesta, perché ripeto, rispetto allo statuto di Toscana Aeroporti già solo la quota di azioni che ha il Comune di Pisa è sufficiente per chiedere l'assemblea dei soci. Noi chiediamo che però questa azione venga fatta di concerto con tutti gli altri soci pubblici, in primo luogo con la stessa regione, che si chieda la convocazione dell'assemblea dei soci, perché ne abbiamo facoltà in base allo statuto, che si chieda l'inserimento all'ordine del giorno del ritiro del piano, che si chieda un voto su questo e che su questo ognuno si assuma le sue responsabilità. Cioè, su questa vicenda, la dico in maniera chiara, bisogna decidere da che parte stare. Bisogna decidere da che parte stare. Noi dobbiamo stare dalla parte dell'interesse pubblico, e la parte dell'interesse pubblico è rappresentato dai lavoratori e dalle lavoratrici e dalla garanzia della qualità del servizio. Noi questo dobbiamo far valere all'interno dell'assemblea dei soci. Parimenti, riteniamo che la stessa discussione debba essere portata da parte dei soci pubblici all'interno del consiglio di amministrazione. Secondo noi questi sono passaggi istituzionali che vanno fatti, i minimi passaggi istituzionali che vanno fatti. Non fare questi passaggi significa abdicare dal proprio ruolo di soci. E noi riteniamo, io credo, voglio dire, la nostra mozione è veramente di buon senso, cioè significa utilizzare gli strumenti che un socio ha quando non è d'accordo rispetto alla decisione che addirittura non gli è stata comunicata. Cioè, io la dico in questa maniera: meno di questo, appunto, usciamo dalla società. O meglio, come dire, o peggio, vuol dire che se non facciamo questi passaggi, non usiamo dalla società, ci alliniamo su una linea che non è assolutamente sostenibile. Non è sostenibile questo comportamento. Queste sono le richieste di una mozione molto, ripeto, semplice e banale, che da un lato si schiera con la mobilitazione delle organizzazioni sindacali, come abbiamo scelto poco fa di schierarci con la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del CNR. Secondo noi bisogna schierarsi con la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici dell'aeroporto,
Questo mi sembra che sia il minimo che dobbiamo fare e chiedere soprattutto tutele e garanzie. Una esternalizzazione, e chiudo su questo punto, significa, rispetto a quanto ciascuno prende ogni mese, una riduzione del salario di alcune centinaia di euro. Noi parliamo, come dire, degli effetti della crisi. Qua lo vediamo sulla carne delle persone. Che cosa significa una riduzione salariale? Io vi invito tutti quanti voi ad arrivare a fine mese con 300 euro in meno. Questo, di questo oggi parliamo. Consigliere Auletta, a concludere, grazie. Non parliamo di altro. Io penso che anche per questo motivo il tema sia primario, perché è chiaro che le scelte condizioneranno nel futuro una società di questa importanza e nella dimensione, perché condizionano il lavoro e la vita di tante famiglie. Quindi credo che anche l'iniziativa sindacale vada giocata a un livello alto e spero possibilmente anche a un livello fortemente unitario e di coesione, perché comunque la discussione che si è aperta fa presagire che saranno prese delle decisioni. Non è una discussione, credo, aperta in modo improvvisato da parte di chi l'ha aperta. Quindi credo che anche le azioni che noi possiamo fare debbano essere calibrate in modo intelligente e costruttivo nella chiarezza. Allora, per essere chiari, ho sentito che è stata richiesta o anche rivendicata una iniziativa rivolta ai soci pubblici da parte del Comune. Io prendo l'impegno di sollecitare una presa di posizione, vedremo, ma non so se questa sarà possibile, ma comunque un momento di confronto tra i soci pubblici con le informazioni di cui disponiamo sulla proposta delineata, sì, almeno fino ad oggi, di esternalizzazione. Domani, se viene confermata, facciamo qui un incontro dove potremo ascoltare le ultime valutazioni delle rappresentanze sindacali. Scusi, ricordo che non si possono fare riprese, grazie. Delle rappresentanze sindacali per una situazione che è una situazione in divenire. Io penso che noi dobbiamo tenere innanzitutto alla difesa dei livelli occupazionali. Ora, io che ci siano state negli ultimi mesi situazioni nelle comunicazioni ufficiali che abbiamo avuto da parte della società, anche negli ultimi mesi, prima che si entrasse in questa dinamica, in questa discussione, noi abbiamo sempre avuto rassicurazioni di conferma dei livelli occupazionali. Naturalmente questo è il primo elemento e la prima richiesta che si deve fare. Poi, quindi, a me non mi risultava che ci fossero situazioni a Firenze o da altre parti dove ci fosse un decremento della forza lavoro, anche perché la società ha sempre vantato invece di aver mantenuto, nonostante l'unificazione della gestione, la forza lavoro primitiva, no? Poi naturalmente anno dopo anno le dinamiche possono cambiare. Io voglio partire proprio da quest'ultimo elemento con cui ha concluso il suo intervento il sindaco: la coerenza politica e le contraddizioni. Noi forse siamo una delle poche forze politiche che può vantare da questo punto di vista una totale coerenza tra la dimensione locale e regionale, tra i territori di Pisa e Firenze. Siamo sempre stati contrari alla nuova pista a Firenze, ma per un semplice motivo: non di concorrenza tra territori. Noi la competizione è una
È una parola che quando si parla di comunità locale abbiamo sempre rifiutato. Non ci piace la competizione tra Pisa e Firenze, non ci piace la competizione internazionale sulla pelle dei lavoratori. Quello che pensiamo si debba come forza politica, ma come istituzione che rappresentiamo, tenere al centro sono gli elementi politici di fondo e su questi garantire coerenza ai cittadini che ci votano e a cui chiediamo il voto. E in questo caso per noi gli elementi politici di fondo sono la tutela del territorio, e quindi il no alla pista per noi era un no alla devastazione del territorio, alla devastazione delle comunità locali che avrebbero subito il pesantissimo impatto di quella pista, comunità locali che sono importanti tanto quanto la nostra, che anche loro sull'aeroporto vivono, ci sono delle famiglie che ci vivono, così come a Pisa, e ci sono delle persone che vivono il territorio e che subiscono gli impatti degli aeroporti, tanto a Pisa quanto a Firenze. Lo stesso vale per la qualità e la dignità del lavoro. Le rassicurazioni che il sindaco citava sul mantenimento della qualità, della quantità del lavoro, non valgono nulla. Le rassicurazioni verbali ormai, sull'esperienza del... No, ho capito, ma anche fino ad oggi, sindaco, dopo una vicenda che tu stessa hai citato, di un patto di sindacato rotto da un'istituzione come la Regione, cioè le rassicurazioni ormai, non possono che farci sorridere. Purtroppo, sono d'accordo con te, anche a me piacerebbe che se qualcuno ci dà una rassicurazione sul mantenimento del livello occupazionale si potesse dormire tutti i sonni tranquilli, ma non è così e non possiamo non far finta che non sia così. Tra l'altro il problema in questo caso non è solo una questione di numero di posti di lavoro, questo è emerso chiaramente dall'audizione che abbiamo fatto in commissione, da ciò che si è letto sui giornali, dallo stesso comunicato che Carrai ci ha cortesemente linkato nella sua risposta all'invito a venire in commissione. Quando si parla di armonizzazione dei trattamenti dei dipendenti tra i due scali di Pisa e Firenze, sappiamo benissimo che per storie diverse i trattamenti sono profondamente diversi, è evidente che lui parla di un livellamento al ribasso dei livelli occupazionali, delle garanzie occupazionali e dei trattamenti salariali. Un livellamento che noi non possiamo accettare, ma non possiamo accettare chiunque sia seduto e chiunque sia l'azionista dell'aeroporto. Questi ragionamenti, che sono, elementi politici di fondo, o decidiamo che valgono e valgono sempre, oppure abbiamo perso. Perché chiaramente siamo deboli. Se trattiamo in un modo o in un altro, a seconda di chi siede sulle poltrone del consiglio di amministrazione, abbiamo già perso. Se noi vogliamo svolgere un ruolo di ente pubblico che come primo elemento ha la difesa degli interessi dei propri cittadini, dei bisogni e degli interessi dei propri cittadini, certi elementi non devono essere messi in discussione. Ci potranno eventualmente mettere in minoranza in un consiglio di amministrazione, perché purtroppo per scelte fatte, cui ovviamente, e come giustamente ricordava il consigliere Bedini, sono l'elemento che ha determinato questo, più che la fusione, dal nostro punto di vista, la privatizzazione, perché una fusione tra i due aeroporti era già stata pensata prima dell'arrivo di Corporazione America poteva essere una fusione, se gestita dal pubblico con interesse pubblico, che vedeva la caratterizzazione diversa tra i due aeroporti, un'integrazione seria con infrastrutture serie, poteva avere un senso nello sviluppo, un senso nella tutela occupazionale, un senso nella tutela dei territori. Questo non è stato. Questo non è stato e ormai dobbiamo farci una ragione. Allora, seppur ci possono mettere in minoranza in un consiglio di amministrazione, noi dobbiamo essere un'istituzione che tutela i propri cittadini, i propri lavoratori, il proprio territorio sempre, e su certi punti non deve transigere, e su questo dobbiamo essere chiari, altrimenti perdiamo tutta la credibilità, così come la credibilità l'ha persa una regione che ha disdetto qualsiasi tipo di patto di sindacato vendendo le azioni sulla pelle del territorio e dei lavoratori. Allora, su questo deve essere chiaro, se si piegano le esigenze alle necessità di una competizione internazionale che ci schiaccerà sempre. A me il discorso che faceva la Gina Gianni a concludere, sul people mover, arrivo a concludere,
che era necessario perché con un trenino ciuf ciuf, come lo chiamava lei, me lo ricordo bene, non avremmo potuto competere sui mercati internazionali. Noi lo vediamo bene il valore che hanno di queste parole. Nulla. Appena il mercato internazionale decide che è interessante un'altra cosa, te hai voglia di aver fatto il people mover, aver distrutto una città, aver sottoposto, aver sperperato milioni di euro pubblici. Quelli seguono altre logiche. Noi dobbiamo smetterla di inseguirle. Noi dobbiamo smettere di inseguire quelle logiche. Allora, il problema qual è? Interrompiamo, grazie. Il problema è chiedere il ritiro di un piano, il ritiro di un piano di esternalizzazione che mette in crisi centinaia, 800 famiglie. Grazie. Di questo territorio. Concludo, Presidente, non ci interessa se sono famiglie pisane, se sono famiglie che vengono, questo non ci interessa. A noi ci deve interessare la dignità del lavoro e la qualità del servizio che da questo dipende. Quindi noi dobbiamo essere fermi su questo, come Consiglio Comunale dobbiamo esprimere chiaramente questa posizione, ma ripeto, non basta una posizione generica di vicinanza ai lavoratori, dobbiamo chiedere esplicitamente il ritiro di quel piano e rinunciare totalmente a entrare sul piano della logica della competizione internazionale, perché lì perderemo sempre. Io penso che questa discussione sia stata diciamo, positiva, anche se tardiva. È stato positivo perché finalmente nella sede più opportuna si è iniziato a parlare, lo diceva il sindaco, dell'azienda, della società, di una delle società più importanti della Toscana, che muove il maggior numero di operatori e di lavoratori con un indotto enorme, e noi non ne avremmo dovuto parlare. Cioè, questo è il cuore della vicenda in termini occupazionali della nostra città. Su questo bisogna, vuol dire, fare una riflessione attenta. E io lo dico perché riparto proprio dalle cose che diceva il sindaco. Io lo apprezzo per l'onestà che ancora una volta ha dimostrato nel non infingere in alcun modo il fatto che la società ai soci pubblici li ha totalmente ignorati. Ha proceduto in autonomia, ha pubblicato un comunicato stampa e dico, ovviamente il comune ha un ruolo, virgolette, secondario dal punto di vista della quota societaria e anche rilevanza, per quanto l'aeroporto insista sulla nostra città, ma qua neanche la regione toscana. La regione toscana, l'assessore Ceccarelli ieri in consiglio regionale nella discussione ha detto noi l'abbiamo appreso dal comunicato stampa. Cioè, io credo che questo sia l'elemento insopportabile di questa vicenda, però se questo è un elemento insopportabile che esprime una modalità di azione della società, viene meno la seconda parte del ragionamento del sindaco, cioè la questione del rispetto dei patti. Cioè il fatto che esistono delle garanzie, cioè questo è l'atteggiamento di una società che ha come unico scopo la questione del profitto. Io la dico in maniera brutale, ma è il problema che abbiamo in questa regione e che abbiamo in questa città. Ma se finite le condizioni tutte politiche e finanziarie del cerchio magico intorno a Renzi, che veniva descritto Carrai, Renzi, Fondazione Open, la possibilità, perché non so se vi ricordate che la pista di Peretola doveva essere fatta coi finanziamenti del G7, cioè questa era stata, come dire, quello che era stato propagandato, si tratta di un investimento da milioni e milioni di euro pubblici che dovrebbero essere messi, ma se gira la ruota e la pista di Peretola non viene fatta più perché non ci sono le risorse e le condizioni politiche cambiano, perché quella è un'operazione politica e non un'operazione di carattere economico finanziario. Cosa fa Toscana? Cosa fa Euronation e Corporazione America di fronte alla mancanza dell'investimento principale? Perché per Euronation e per Corporazione America gli utili non si fanno sui passeggeri, si fanno sugli investimenti. La questione della costruzione degli aeroporti è il vero business. Cioè lui è andato nel mondo a costruire aeroporti e dove gliel'hanno fatto fare è rimasto. Cioè questo è l'inquietudine, no? Cioè, a me dire queste cose sinceramente fa venire la pelle d'oca, perché significa che lo scenario che si può determinare potrebbe essere inquietante, ma perché tutta un'operazione, lo dico brutalmente, finanziaria, e non c'è vincolo che tenga da questo punto di vista, non c'è tutela, diceva beh il consigliere Ricci, cioè questi lasciano una città distrutta, cioè, nel caso di Firenze, c'è un rischio di un'operazione speculativa di cui non rimane nulla sul territorio. Ah, di fronte a questo, tutta la partita sul io sto dentro quei meccanismi di progetto
e di sviluppo, perdono di consistenza della possibilità di condizionamento. Cioè su questo bisogna decidere, secondo me, ha ragione la consigliera Ghezzani, qual è il rapporto. Non si può avere, far finta di non essere soci e quindi prendere gli utili e poi quando non ci piacciono le cose, non soci non siamo. Questo è l'approccio, come dire, secondo me salamente istituzionale che noi dobbiamo far valere, con due ottiche che non possono che essere contrapposte, lo dico, rispetto alla priorità che noi diamo e le altre. Quando, e questo io lo dico alla maggioranza, rispetto alla sua mozione, la mozione che voi avete fatto assume un piano inclinato, perché la discussione, e io lo dico, con le organizzazioni sindacali, non è su quanti soggetti devono venire a gestire l'handling e in quali condizioni. Cioè la questione fondamentale è che questo piano va ritirato, questa deve essere la posizione. Non riusciremo a fare la battaglia, ma la battaglia va fatta. Io lo dico, lo sapete benissimo, la nostra polemica con la maggioranza, noi si è fatta una battaglia di facciata sulla questione della privatizzazione, che è durata un mese, quando poi è arrivato Rossi e ha detto no scusate, le condizioni sono cambiate, si è abbandonato. Noi non siamo disponibili a non fare questa battaglia a fianco dei lavoratori, e la battaglia è sul ritiro del piano, sul ritiro, perché se noi accettiamo il piano della discussione su come si fa l'esternalizzazione, la battaglia è persa sin dall'inizio. Ai lavoratori andiamogli a raccontare altre cose, perché il coltello, la parte del manico e la contrattazione non ce l'hanno loro, e noi addirittura su quel piano della contrattazione non possiamo fare assolutamente nulla, non possiamo intervenire come soci. Iniziamo a dire noi come socio pubblico no scusate, dovete prendere un handling che ha magari etico, che garantisce i stessi livelli salariali, scusate, ci deve essere una coerenza fra la tua capacità di incidenza nei processi. Io la dico in questa maniera, non si può dire non ci considero, manco ci mancano le cose, gli dico io quale deve essere il tipo di handling di società che viene a gestire l'handling. Io vorrei far presente che queste cose già stanno marciando, non è che io su questo tecnicamente sono d'accordo col sindaco, nel momento in cui è stato presentato il piano questa roba andrà a una conclusione, e non pensiamo che già società non si sono ampiamente mosse per poter presentare tutte le credenziali per gestire questa partita, perché sennò viviamo fuori dal mondo anche su questo. Cioè, Toscana Aeroporti porterà le società col pacchetto chiuso, dirà allora domani viene questo, questo e quest'altro, punto, le condizioni sono queste. Se noi accettiamo a concludere, grazie, il piano di discussione. Per cui io veramente invito la maggioranza invece a tenere il punto sulla questione fondamentale che è il ritiro del piano, non assumendo acriticamente la linea della società. Sì. Condividendo quanto ha detto chi ha parlato prima di me, ovvero che due elementi fondamentali che mancano in questa mozione sono appunto la tutela del settore anche della security che non è citata e la questione della qualità del lavoro e della tutela del trattamento salariale, perché altrimenti si parla, quello che dicevo prima nel mio intervento, ci facciamo dare rassicurazioni sul livello occupazionale, sul numero di addetti, però poi non si va a vedere che se si esternalizza, appunto come ci è stato spiegato più e più volte in commissione, si tratta di riduzione anche del 40% del trattamento, quindi riduzioni serie ed importanti, oltre la precarizzazione e tutto quanto. Ma l'altro elemento che manca a nostro avviso è l'elemento del CDA, cioè da questa mozione c'è un assente che è esattamente il nostro rappresentante in consiglio di amministrazione, dottoressa Angela Nobile, che è già stata assente, diciamo un'assenza importante nella commissione di controllo e garanzia, invitata, ci ha risposto che lei non rappresenta la Toscana Aeroporti, e ci mancherebbe, però lei ha dovere nei nostri confronti, che l'abbiamo iscritta in una lista degli enti pubblici rappresentati, azionisti di Toscana Aeroporti, perché è rappresentante delle nostre istanze, cioè, no, e non è pensabile che lei non venga in commissione di controllo e garanzia a riferire ciò che succede in consiglio di amministrazione, ma ci mandi solo una breve nota, e B, non si dica noi abbiamo diritto in quanto azionisti, in quanto avendo un rappresentante del consiglio di amministrazione, di portare lì le nostre istanze. L'assemblea dei soci va bene, ma il consiglio di amministrazione che decide? Allora non possiamo far finta di non essere rappresentati in consiglio di amministrazione. Questo, oltre a quanto già sottolineato dai colleghi che hanno parlato prima di me, è una grave mancanza di questa
di questa mozione, ma l'elemento a mio avviso fondamentale è quello che dicevo prima, cercavo di dire prima nel mio intervento, che se noi accettiamo il piano di ragionamento per cui la legge impone la esternalizzazione del servizio di handling, e ripeto invece sulla security che qui manca non c'è alcuna imposizione, abbiamo già perso. Se noi accettiamo il loro piano di ragionamento abbiamo perso, non abbiamo fatto il nostro dovere di tutelare la qualità del servizio e la qualità del lavoro. E noi come ente pubblico, che oltretutto a maggior ragione che non siamo più, come dire, i titolari della gestione dell'aeroporto, quindi dobbiamo avere un ruolo in quanto minoranza nella compagine sociale di controllo e tutela e di controparte a chi impone certe cose, non possiamo metterci in una posizione di accettare il loro piano di ragionamento e cercare in qualche modo di migliorarlo, che è un po' quello che esce da questa mozione. Noi dobbiamo rigettarlo.